tutti quelli che hanno avuto una giornata brutta, a quelli che hanno sperimentato la fame, la sete, la solitudine. Sì, ce l'ha inventato. Perché in Turchia? 23 anni fa conobbi il Medio Oriente esattamente nella Palestina. Quello che Gesù ha compiuto, cosa ha significato per noi e per il mondo intero? Fui affascinato, fu per me un'esperienza che mi cambiò di dentro e poi in un secondo tempo volli proseguire questa mia esperienza fatta di silenzio, di contatto con la parola, di lunghi tragitti a piedi in Turchia e in Siria, per vedere il germogliare della Chiesa, che era nata dal cuore di Gerusalemme, per vedere come la Chiesa si è moltiplicata in piccole realtà, minuscole comunità. E mi resi conto, da questa mia esperienza, che questa Chiesa da cui siamo stati generati si trovava ad aver bisogno di aiuto, perché ridotta così in grande povertà per mille motivi, per mille vicende accadute lungo i secoli. Ecco, ma questo luogo, Urfa, ti è particolarmente caro? Sì, moltissimo. Quando con il mio vescovo di Roma decidemmo che era possibile realizzare questa presenza, proposi al vescovo di questa diocesi di Anatolia, proposi la località di Urfa. Urfa Harran, il piccolo villaggio da cui partì Abramo dopo la chiamata di Dio. Il motivo? Due motivi. Uno, perché è un punto di incontro fra ebrei, musulmani e cristiani. È la radice della fede. È come dire, partiamo da dove partì Abramo, convertiamoci alla sua fede e forse lì troveremo modo di incontrarci, di rispettarci, di riconciliarci e di rinnovarci. Il secondo motivo è perché trovavo per me affascinante l'idea di dire, ricominciamo da capo. Abramo fu chiamato a 75 anni, io ne avevo, quando sono venuto, 55. Benissimo, a 55 anni forse si può, si deve ricominciare, lasciando, scoprendo le vie che Dio ti indica e rientrando dentro di sé. Ti sei trasferito a Trabzon, una realtà ben più difficile forse. Diverse, più che difficile, diverse. Entrambi belle, interessanti, ma diverse. Urfa rimane, così abbiamo concordato con il vescovo Monsignor Franceschini, rimane per noi un punto ispiratore, appunto Abramo. Rimane anche il luogo dove torniamo per la visita ai nostri vicini, agli amici, e per il contatto con le comunità ortodosse che in parte qui, ma a 200-250 km ad est, ci sono. Trabzon, il vescovo, mi disse, guarda, c'è una chiesa, c'è tutto un complesso da rimettere a posto, c'è una piccola realtà di persone cristiane, perché non vai lì? È da molto che non hanno un prete. Benissimo, andiamo. E lì a Trabzon effettivamente è un'altra realtà, c'è una chiesa, c'è un monastero, c'è una casa. Le realtà con cui ci misuriamo sono i pochissimi cattolici da curare, da custodire, da far crescere, i tanti ortodossi che vengono dalle ex repubbliche dell'Unione Sovietica, non hanno un prete, non hanno una chiesa da accogliere come fratelli nella fede, aprire ad essi le porte del cuore e le porte della chiesa. Terzo, misurarsi con i visitatori, tantissimi, soprattutto giovani, che vengono in chiesa a vedere, a chiedere, vogliono capire un pochettino meglio il cristianesimo. E quarto, la città nel suo complesso, le autorità, i quartieri e infine il grosso mondo purtroppo della prostituzione di Trabzon, dove moltissime prostitute sono cristiane e i clienti sono per la maggior parte, anzi sono tutti quanti musulmani.
Allora si tratta di entrare nel cuore di questo mondo così difficile. Io dico sempre scherzando, il dialogo a Trabzon fra cristiani e musulmani è il dialogo fra le prostitute e i clienti. Purtroppo il volto della Chiesa, donna, è il volto delle donne che si prostituiscono. Sono figlie di Dio. Cerchiamo di andare, cerchiamo di amarle, di rispettarle, di entrare in contatto. E poi Dio sa quello che potrà accadere. Perché potete vedere davanti a noi il lago Vanne, e oltre le montagne più alte c'è il massiccio del Grande e del Piccolo Ararat. Giustamente il ricordo biblico è di una montagna che supera i 5.000 metri, l'Ararat, che mostra un peccato alto 5.000 metri. Tanto Dio dovette far piovere per affogare, per purificare un peccato che corrompeva la faccia della terra, la generazione di Noè. Ma possiamo dire che fu una misericordia, nello stesso tempo alta 5.000 metri, perché lì, secondo il racconto biblico, si posò l'arca come segno di una rigenerazione dell'umanità. Dio non distrugge, ma purifica, affoga. In questo enorme diluvio affoga le nostre immondizie, le nostre prevaricazioni, le nostre divisioni, per rigenerare un cuore nuovo, una generazione che possa proseguire sulle vie di Dio. Possiamo dire, a mio parere, che questa montagna, questo massiccio, ancora oggi unisce e separa nello stesso tempo la Russia, l'Armenia, la Turchia, l'Azerbaigian, località note purtroppo per attriti storici, ma forse proprio questa è la via che Dio ci indica, una misericordia alta a 5.000 metri, una capacità di affogare non noi reciprocamente, ma di affogare proprio le nostre nefandezze, le nostre bassezze, anche la capacità di riconoscere i nostri peccati, che ognuno dica è vero, io ho pervertito la mia vita, la nostra vita, le nostre nazioni, le nostre religioni, e da questa perversione confessata passare a una riconciliazione. Come Dio è misericordioso, così essere misericordiosi gli uni con gli altri e fare di questa montagna davvero il simbolo, no, di un male che viene purificato e di una novità di cuore attraverso un riferimento al Signore, la sua opera verso di noi, un'opera di ricostruzione proprio in questa terra. Secondo il racconto della Genesi, il paradiso, cioè il giardino irrigato, il giardino bellissimo, segno della creazione, dell'amore di Dio, è ambientato tra il Tigre e l'Eufrate in Mesopotamia. Sia per chi vive, sia per chi ci è venuto come me, sia per chi vi passa, è una sosta obbligata e davvero incantevole, gradevole. Dio davvero ha fatto bene ogni cosa, tutto questo è un regalo sommo di Dio all'uomo. Purtroppo il peccato, la superbia del peccato ha distrutto tutto. Il giardino è diventato un grande deserto, questo fiume scorre fino all'Iraq e ci fa pensare davvero come sono delle acque infernali, sono delle acque paradisiache, ma sono diventate delle acque infernali, ma nello stesso tempo Dio con grande pazienza continua a scorrere nell'inferno dell'uomo, perché Dio non si rassegna all'inferno, non si rassegna al male, ma attraverso il cuore, i popoli, le epoche, le storie, per ricondurre tutto alle origini, anzi per fare tutto ancora più bello. L'Apocalisse termina con un nuovo fiume, un grande fiume, ancora più bello, il fiume della vita.